Molti hanno fatto installare il sistema d'allarme, altri hanno optato per un fedele amico a quattro zampe, ma non c'è deterrente che tenga, i ladri entrano nelle abitazioni del boschetto utilizzando anche metodi rudimentali ma efficaci. Le ore preferite per assaltare le case, soprattutto di persone anziane, sono quelle notturne. Ma anche durante il giorno, magari quando si esce per andare dal dottore o a fare la spesa, le intrusioni avvengono. E il problema sta diventando cronico perché a distanza di pochi mesi la questione si ripete. Sono due settimane che la via qua del boschetto continua a rubare. C'è gente anziana, poverina, sa com'è, se ritrovano in casa da soli è un problema. Poi lungo la via là del, del mulino, non mulino, fanno passare tutte le case è un problema non so come eh, si possa risolvere qui passa la questura perché la chiami ma più che altro dovrebbero passare molto molto di notte. dopo fanno anche i dispetti a casa cioè ne fanno un... di cotti di culo logicamente qua dopo ti dicono mamma ha rubato qui hanno rubato là e sono uscito ho chiuso la chiave hanno rotto la porta è un periodo un po' brutto qui a Bosca purtroppo in una settimana ci sono state eh, insomma è un po' preoccupante, diciamo, ecco, specialmente per una persona come me che sono solo ho 80 anni deve aver paura veramente. Di notte purtroppo sappiamo che c'è la mancanza delle, di questi personali, quindi se non ci sono per il giorno figurati se li fanno uscire di notte. Nelle ultime settimane purtroppo ci sono più furti ed è un problema per gli anziani perché vanno proprio a cercare loro perché sono più deboli e non, non riescono a difendersi. Uno non sa come comportarsi. Il mio vicino di casa è entrato alle 10 della mattina. Se tu metti una legge severa, uno ci pensa tre volte prima di fare una cosa. Molti hanno scelto proprio il boschetto per vivere, perché dovrebbe essere una zona tranquilla, ma c'è chi confida di uscire di casa ormai solo per le commissioni più importanti, per paura di ritrovarsi tutto sottosopra al rientro. La violazione della propria abitazione è in qualche modo un trauma che non lascia dormire sonni tranquilli ai cittadini che chiedono più tutela e attenzione.